Sapete ancora una volta una modalità mercenaria? Ah. Ciao, Cla! Mi dispiace, ma io so io. Io so io. E voi non siete un cazzo. Ciao, Cla! Adesso glielo faccio sentire. Ah, ancora! Ciao. Oh, Raffaele, ciao! Faccio un po' di mercenari, così puoi prenderci la mano. Perché mercenari è una bella modalità. Mi scuso se devo guardare qua, perché come ho detto ho un monitorino qui, qui davanti a voi. Ho un monitorino, là ho una TV decente 1080, quindi guardo là. Mi scuso veramente per la posizione. Ah, yesta! È un po' particolare. Tra l'altro non la vedo come spoiler questa cosa, perché è spoiler il villaggio, quindi spoiler non dovrei trovarla. Ah, yesta, ho sbagliato. Ma prima vuole infilare. Ah, no! Ok. Ah, yesta! Ma li farà ancora i suoi suplex il caro Dio? Spero di sì. Un Dio senza suplex non è un Dio. Voglio vedere i suplex di Dio. Sembrerebbe che domani succederà una cosa bellissima. Lascerò la città dove vivo perché la tristezza innocente andrò a vivere a Milano. Mamma mia, che bella Milano! Ma davvero? Ha un domani? Sì, ma fai bene a avere propositi. Pensa che puoi andare allo stadio, puoi frequentare i famosi quartieri di Milano, puoi andare in Piazza Duomo, che è sempre viva, sempre piena di cose da fare. Speriamo di fare ancora il suplex. Guarda, non lo so, Gianni, tu non hai ancora giocato neanche tu, vero? Disturbante a dir poco. Strano, ti hanno inquietato ste robe. Ma non è che... No, a me non inquieta nulla, Cla, però, ripeto, perché sono i propositi di altri, io ripeto, con il corpo degli altri non me ne frega nulla, finché sono loro, se fosse mio. Hanno aggiunto questa modalità, assalto letale, che è una roba... Ah, con la pistola, assalto letale, per stare con contento. Ah, ma di one shot la pistola adesso. Fantastico. Bella questa modalità, però, bella. Ancora la pistola, che forse... Quanto è forte questa modalità, ragazzi? Mi sento fortissimo. Anche se sono io nel gioco. Ah, yesta. Oh, oh. Troppi nemici. Oh, oh, finiti i colpi. No, no, finiti i colpi. Munizioni per fucile. Quindi ho anche fucile io con me. Come ce l'ho? Non ce l'ho fucile, ce l'ho fucile adesso. Non sono proprio abituato a tutti i pulsanti. Oh, m'ha preso. Questo mi fa male. Poi fare livello A mi sbloccherebbe anche nuovi personaggi. Mica male a fuggire, veramente, mica male. Mica male. Sto lei. Eccolo, c'era il conto che ho superato il... No, non ci ho fatto caso. Poi guardo, tizio, incredibile, veramente. Mi dice una cosa che non sapevo, perché non lo sapevo davvero. Oh, ma posso buttarmi giù da qua, vero o no? Oh mio Dio, sono i nemici. Assalto letale. Grazie! Ciao Stefano! Secondo, eh? Aia! Vamos a matar! Ok, bella. Ce la possiamo fare, ragazzi! Sempre bello! Io sono completamente uno spoiler, quindi sono messo tutto nuovo qua. Oh, gioco! Mi ho staccato un braccio! Puoi staccare i bracci ai nemici, che bello! Aia! Masterpiece, Masterpiece, no, Master Lock, Masterpiece, Master Lock, quella dei Chris Masters, ok. Non mi sento molto messo bene. Però, ritorniamo al fucilazzo. Fucilazzo fa malissimo, ragazzi. Oh boia. Stola fa danni. Ma penso che quel punteggio sia messi bene, vediamo se superare il quantino. Boia! No! Una mazza! Cos'è sto suono? È quello del Don Salvador, vedo una brutta immagine. Oh no, lui! Oh boia! Ho sbattuto contro il tavolino, non so. Sì, tempo assoluto. Com'è andata? Alla fine Cla prende la chiave, non è finito il mese. Non è finito il mese. Siamo... Quel timer non scade mai. Esatto. Valutazione B, no, ancora normale B. Ho fatto 71.000 la volta scorsa. Allora, leggiamo tutti i vostri messaggi. Beh, bella la mercenaria. Ma perché continuano Cla? Perché continuano? Mi danno da pensare, beh,
persona che ha tempo da perdere, vabbè, comunque. Ma manda, tanto io, guarda, sono qua. A parte far partire la TV, non ho nulla da fare. Allora, oh boia, comunque dai, buona idea, questa è la prima run, sì, prima run, esatto, questa è la prima run, confermo, questa è la prima run che faccio, avevo giocato l'originale ovviamente, ho giocato le varie versioni, Play 2, Wii, PS4, ho giocato varie versioni di Resident Evil 4, è sempre piaciuto, però questa è la mia prima run e sono appena praticamente all'inizio, quindi non è neanche grande spoiler, perché siamo solo al capitolo 2, ma hanno detto che sono tanti capitoli, sono... Non roba per minori. Beh, non mi sa che non la posso leggere. Sì. Ah, ma perché Topolino? Perché? Perché? Ma perché, perché fanno ste cose? Perché, ma perché chiedono ste cose? Ah, fare, lo fanno loro. Hanno strani gusti, vabbè. Non mi sentirebbe. No, ma neanch'io, Cla, assolutamente. Non so. Assolutamente. Va bene, allora andiamo avanti. Ieri sono morto qua. Che è un punto dove nell'originale onestamente era difficile morire, ma qua è molto diverso. Allora ho cercato di aprire questa porta ed è chiusa. Hai anche un po' di stealth se vuoi. Me lo spieghi, Jack, non ho capito. Buongiorno, mio imperatore. Ci sono persone che hanno il fascino per il cosplay dei personaggi Disney e amano indossare questi cosi. E fin qui nulla di strano, se vai a Milano una volta li vedi. È che lì però parlava di un'altra cosa, non parlava di andare a Milano a vedersi, a fare le fiere. Cavolo, gli ho dato un bel calcione. Aia! Di nuovo. Anche prima sono già morto. Allora, di solito. Ma questo qui c'è la testa girata, non è mica tanto normale. Un po' come quel cibo torinese, brutto e buono. Brutto ma buono. Brutto e cattivo. Ecco. E fa tutto il controller, quindi. Ma mi hanno fatto saltare! Sono diventato un agglomerato di esplosioni, me lo spieghi, Jack? Per cosa tutto normale? Ma c'è gente che dice che è tutto normale, per me no, però. Ma non è tutto normale, non può essere normale. Ciao Stefano! Stefano, ho fatto lo shoutoutino alla leggenda? Sì, l'ho fatto lo shoutoutino alla leggenda. Che di solito mi aiuta il mitico Ema con i shoutout, perciò. Ultimamente, visto che devo guardare qua, sono costretto, ho il torcicollo e quello che se ne frega, cioè, il torcicollo è un accompagnatore di vita, cioè, non ci puoi fare nulla, per il resto, sono questa TV che veramente non riesco neanche a vedere cosa c'è scritto, qua, quindi mi vedo qua, e ho i messaggi qui. Anzi, io ho chiesto a proposito, devo mettere cose realistiche, ma tanto te l'avrebbero scritte lo stesso, classico, ma te l'avrebbero scritto lo stesso, il problema è che ti intasano, chiunque sia, una persona che sta intasando... una cosa per divertirsi, che all'inizio è tutto divertente, quando poi le cose si fanno 20-30 volte bisogna stancare, chiaramente. E io da più volte fa anche ridere. Se voglio ammazzare, guarda, mi sono strangolato, io colpisco col coltellone. Ecco qua, se voglio ammazzarmi, dico. Allora io mi devo curare. Sono messo abbastanza, bene. Faccio. Ma questa qui è la valigetta. Più persone. Sì, sì, potrebbero essere più persone che si sono messe insieme per creare qualcosa, ma cavolo, siamo così famosi là che ci conoscono, che ci scrivono da tutte le parti. Mi sembra strano, eh. C'è qualcosa che non quadra, onestamente, in tutto ciò. Non mi sembra che siamo diventati così popolari che ci mettono a scriverci da quei mondi. Ma non ce l'ho fatta, ragazzi, devo fare il Perry, perché questo gioco hanno fatto il concetto di Perry, una cosa molto bella. Che cogno, dice. Ma è bella sta cosa. Ah, la vecchietta, la nonnetta, aiuto, c'è la nonnetta, sono normali. Ma non sono persone normali, impossibile. Persone normali, non può essere persone normali. Allora, usiamo finalmente il fucile, la prima volta che lo uso. Oh! Mi hanno colpito le spalle, ragazzi. Ma perché sono esploso io? Ma io continuo a esplodere. Siamo tornati di nuovo al boom delle esplosioni. Dinamite. Sì, lo so, la dinamite esplode. Avevo fatto una bella run ieri. Ho fatto esplodere 3 dinamiti addosso a loro. Ciao Moreno. Ci sono le dinamiti che esplodono. Come in Minecraft. È incredibile sta cosa. Dinamiti che esplodono. Allora, se non è normale, nel senso che non è per rompere.
Sì, ok. Ah, comunque, ma che continua a esplodere? Esatto, esplodo, è incredibile. Devo stare attento perché sono. Cioè, io non ho visto che mi arrivava addosso. Se mi arrivava addosso, evitavo. Dovrebbe dare tipo un secondo o due per scappare quando ti lanciano la dinamite. E io di solito gli attivo. Allora, dobbiamo probabilmente girare di più questa mappa. Questa qui è la mappa. Come vedrai, è molto, molto simile all'originale. Cioè, alla fine, veramente. Buongiorno, mio Il villaggio imperatore. è quasi identico. Il villaggio è quasi identico. Perciò, non è un dramma quello. Ora comincio. Qui devo andare qui dentro. Ok, pianta gialla, dicevo prima che è importantissima. La pianta gialla è esattamente come nell'originale, tu la mischi con una verde e ti crei qualcosa che ti aumenta la salute in generale, perciò è una buonissima cosa. Cosa ho trovato? Spray medico. One down. Ah, ma è più intelligente di me quello. Ai, maestro! Oh, la pugnalata così. Attenzione, tirano le granate queste. Capiamo. Faccio vedere praticamente cosa abbiamo. Abbiamo un coltellone pazzesco, un coltellone incredibile. Ti vedi l'evento di New Japan? No, Cla, io che evento devo vedere? Ah, ma c'è quello dell'anno, Wrestle Kingdom. Ma allora sì. Se merita, sì, vediamo un po'. Mi saluta Blitz, Cla. Ogni volta che ci sei te arriva il buon Blitz. Hai visto? C'è Blitz che ti saluta, Cla. Ecco qua. È lo Stefano. Un attimo che apro la porta. Grazie per il lurk, Moreno, vai tranquillo. Io tutto il giorno che cerco di far partire l'altra TV, ma l'altra TV non va. L'altra TV non va, non vuole saperne. Provo. E questo qui è grosso, sto fucile, bello. Ho detto, oh, la nuova valigia. Pensavo di essere a posto, invece. Nuova valigia è abbastanza. Ah, eccolo. Devo capire. Perché sono esploso anch'io? No, non sono esploso, ma quasi. Allora, usiamo uno di questi. Perfetto. Più vita per noi, la macchina per noi. Ah, yesta! Ok. Io devo scappare di più. Poi c'è questo per farli esplodere. Non è affatto una brutta cosa. Eccolo, è lui. No! Pessima idea! Ha tirato il candelotto! Peccato, ma ha consumato il candelotto, volevo farlo. Avevo un piano per quel candelotto, mi ricordo perché. Ok, è esploso, benissimo. Questo qua, vai. Oh. Tecnicamente doveva essere la kill alle spalle, ma non l'ha fatta. Oh, ma ha preso le spalle di nuovo. Ragazzi, è tutto così il gioco, eh. Tutto dovrebbe dire grande Blitz Soviet. Non è Soviet Blitz, non è Soviet Blitz. Blitz è neutrale, non so manco cosa sono. Se fosse cibo, magari. Ok. Torniamo a questo. Oh, finalmente. Truculento ma bello. Capite perché ho fatto mercenari? Per riguardo. Oh, ai, mi ha fatto male questo. Drop the deep, pressi. Non so cosa dice. Non ho mai capito neanche dell'originale cosa diceva. Poi mi chiamo un imbecille. Cosa ne pensi del gioco? Allora, finora è veramente appassionante. Sembra una cosa ovvia da dire, ma è vero perché l'hanno curato in maniera che sia moderno, ma che sia anche fedele all'originale. Ed è bello tosto, ed è bello difficilotto, credimi, vederli così veloci. Stavo morendo. Ma perché fanno screech? Hanno dei suoni strani. Ok, ucciso la tipa. Abbiamo questo. Dovrei sbrigarmi e andare più veloce di loro. È ancora vivo? Ancora? Ah, ancora! Mi chiamano imbecile. Poi è bello che c'è sempre la solita cosa che ti puoi colpire le gambe e tenerli a terra, cosa che faceva. Strategia originale. Cosa aggettiva è quello che ho apprezzato di più. Ma guarda, devo dire, io amo il 2 è il mio preferito in assoluto, che sia il remake che sia l'originale, sono dei giochi stupendi. Però veramente anche questo qua ha fatto un ottimo lavoro, è curatissimo. Sento ancora nemici, non sono mica finiti. Quindi, e poi anche ti mette quella sensazione, il 2 è tutto confermo, il 2 è bello, è difficile anche il 2, ma è un difficile bello, nel senso difficile ma bello. Qua non posso entrare, devo passare da qualche cosa. Finestra. Aspetta, volevo fare la stealth, vediamo se riesco.
Stealth, bellissimo. Ti ho rotto anche questo contadino. Oh oh. Altro che stealth. No! Che cogno! Che vuol dire... Che cavolo! Non dirà. Tanta signora. La regia... Oh, esplosa! Pensate, siamo fortunati. Vestito da topolino, sai che sì, lui si è basato. E può essere, guarda. Utente, non mi fiderò più della gente vestita da topolino. Cosa è successo? Chi è che mi sta tirando le granate? Granate! Non sei te, dai, non sei te. Non può essere questo che mi tira le granate, è possibile. No, ero prima su. Ah, ma mi continua a tirare granate. Per me è veramente piccione. Come fanno a esserci altri nemici? Oh, vediamo. Emblema esagonale. Ah, questo ci salia. Vestito topolino e Ada guarda. Semicitazione che te sai. Sì, sì, ho presente, ho presente, ho presente. Ada, Ada guarda. Mamma mia. Ma questo mi fa male anche lui. Però sono bellissimi i villager, sono bellissimi. Bellissimi, non sono belli. Via, esplodo. Sono morto, sono vivo. Sono vivo per nulla. E stavolta mi tocca usare lo spray. Ogni volta che hai degli spray il gioco diventa ultra cattivo e ti punisce pensando che sei troppo forte e ti deve menare, quindi devi farti soffrire. Belle cose. Io ci sono quarto, allora Cla... Anche tu hai vinto qualcosa di eccezionale. Congratulazioni, hai appena vinto una lampada del signore. Oh, finalmente. Io questi non li capisco che si hanno la testa così. Via, 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 che mi stanno lanciando gli esplosivi. Io non ho ancora capito chi è quello che ha il candelotto di dinamite. Vorrei capirlo così li colpire. Non riesco a vederlo! È questo qui, è questo qui! Oh, oh! Mi ha pugnalato! Ma poi sono cattivissimi! No! Candelotto dinamite! Fatemi, fatemi limitare! Oh, fa malissimo! Oh, cavolo! Oh, brutta cosa! Ti è venuto addosso! Io dico, come cavolo faccio a sopravvivere qua? Mi salta da addosso con tante lotte dinamite. Cla, non me l'avevi detta sta cosa. Ed guardava, come stai Cla? Può essere, può essere. Oh, ok. Può essere. Questa qui è quella che siamo andati prima, no? Sì, quella casa là. Abbiamo preso 10.000 peseta, che tanto le spendo in un attimo. Le spendo veramente un attimo. Ci sono ancora nemici in alto, perciò faccio la strada di sopra. Sarò... Ancora candelotti! Ancora candelotti! Chi diamine è che c'è il candelotto ancora attivo? Questo qui! Oh boia! Scappare! Esplode! Oh, ce l'abbiamo fatta! Candelotti finiti! No, oh, sono finito in questa! È bella che l'avevo anche vista! Questo qua cos'è? Rubino! Abbiamo preso un rubino, benissimo! Ultima... Salute per me, ultima salute, ultima cosa che posso fare qualcosa. Poi abbiamo 12, possiamo creare munizione e fucile, creiamo anche quello. Sembra Kratos versione paesano, cosa devo dire che salti? Io sto saltando veramente qua. Ancora candelotti termite, ma chi è? Ma chi è che mi tira i candelotti? Non lo vedo, sarà sopra di me. Ah, guarda! Posso aprire questo? Hai maestro! Hai maestro! Proviamoci! Salto giù! È tanto diverso dall'originale, però l'atmosfera è quella! Non devo scappare come tiro di candelotti! Oh 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 oh! È questa qui che devo aprire io! In cavo esagonale, visto? Ringraziamo uno vestito da topolino, guarda, qualcuno si sarà facendo delle grosse risate, prezza nostra questa cosa. Oh, nego, ma che cazzo dici? Gli immobili sono paure, ma che cazzo ti sei fumato? Ce n'è per niente. Paolo Meneguzzi, ma porco cane.
Andiamo, andiamo. Finalmente riuscito a fuggire da qua. Oh, questo punto dovrei essere vivo. Ah, non dimmi che era qua sopra. Che è il tipo che tirava i candeli. È questa qui! È la lunetta! Accendilo, accendilo. Oh oh, è caduto sui piedi. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Coltello? Ce l'ho? Ho questo coltello qua, per forza. Oddio, ce l'ho. Altro è il candelotto? Basta, candelotto di dinamite che mi esplodono addosso. Io senza parole, ragazzi. Sono terribili, sono terribili. Beh. Avete visto? È un colpo di Meneguzzi, assolutamente sì. Ma questo qui che tirava i candelotti? Non so chi è! Io scappo, a tutti. Non vado da qua. Sono successe troppe cose a questo livello, non ho più nulla per curarmi qui. Me ne vado da qua. Oh, finalmente! Sono in un posto tranquillo. Vabbè, però prima di andare di qua, incontriamo il nostro re. Ciao, sono Nando, 39 anni, ascolto solo Paolo Meneguzzi. Tu credi ci sia differenza tra lui e Jim Morrison? Un bacio Nando, mamma mia. Pazzesca, veramente. Pazzesca, cla. Welcome. Quindi insomma, è un gran gioco, come dire, è un gran gioco, ma tanto adrenalinico. Anche una viola, queste posso vendere. Chiave di... Ma non ha senso vendere una chiave. Guarda che posso anche... Potente. Come faccio a pigliare? Ah, queste qui sono nuove. La Punisher. Ha la schiena a pezzi, diamante giallo. Non ho abbastanza gemme. What can I do you for? Ma come vendere? Ma non ce l'ho! Ma non ce l'ho queste! Come faccio a vendere che non ce l'ho? Guardami, non ho capito. Se non le ho, perché me le fai vendere? Potenza. Riparazione, perché... Ah, si può riparare... È già giusto, questo qui si rompe. Vendi, scambia, scambia. Ottenuta. Pianta gialla. No, non posso. Cos'è scritto? Acquista l'SR e ci usa assolutamente questo articolo. Ah, sì? That cash in your pocket or your life. Easy choice. SR. Ricevi gratuitamente, costa troppo! SR, bella però, con mio telescopico. Io dovrei avere tecnicamente delle cose... Ma poi, non ce l'ho! Ma non ce l'ho. Questo lì cos'è? Quindi è la carabina? Il problema è che non so... Te l'avevo detto, fai le missioni di lui. Io l'ho fatte le sue missioni, assolutamente. E questo qui dovrebbe essere gratis. L'hai messo te in inglese? Sì, cioè in inglese e in italiano. E le altre lingue varie. Mi dava un po' di nostalgia originale. Dava nostalgia originale sentirlo con le voci inglesi. Offerta speciale a zero. Assolutamente. Uomo dal gusto impeccabile. Giustamente. Allora, ecco qua. Potenza. Aumenta 30. Devi potenziare la tua attrezzatura. Non ce l'ho abbastanza, esageriamo. Però almeno io ho preso questo. Sì, io a me piacciono i Resident Evil, se piaciuti in inglese, sarà che è la prima che, con cui sono cresciuto giocandoli in inglese. Cos'è extra? Ah, questi qui sono i filtri grafici, che a molto non ci interessano. Accessori di Leon, gli posso mettere gli occhiali da sole. Vediamo un po'. Sarà una trashata, ma... Leon con gli occhiali da sole. Mamma mia, allucinante. Andiamo a vedere. Ma... Vabbè, sta qui la carabina, non mi dà tutto sto fastidio, onestamente. Aspettavo molto peggio la carabina. Direi che proprio non ho più nulla, non mi è più rimasto nulla qua. Posso usare altre munizioni, ancora una di queste e posso ottenere altre munizioni. E ho anche dei proiettili per la carabina, quindi sono messo un po' meglio di prima. Ma non ho ancora equipaggiata sta carabina, quindi mettiamola nell'inventario. Assegna tasta rapida. Ecco qua, perfetto. Ci siamo, Quindi con questa qui ho la carabina che posso cecchinare. Il mirino l'ho già messo, l'ho già equipaggiato, puoi vedere. Montrimo. Coin! Bello! Bello qua, ma che figata la carabina, ragazzi. Questa spacca davvero.
Ciao Coin! Che mito! Che piacere vederti! Sentite la musica rabbeggiante, arriva Coin! Coin è il re delle musiche arabe! Allora, ho appena preso una carabina, ho una granata potente, e sono praticamente senza cure, tranne una erbetta. E siamo senza soldi. Senti come butta, senti come butta, ruba. Mago detto cazzo, mago detto cazzo, ruba. A me dice che io queste armi, ma non ce le ho. Il problema è quello. Perché mi dice che ho quelle armi, ma non ce le ho. Quindi, boh, non lo so quando le potrò usare, se le potrò usare. È stata aggiunta un'arma deposito. Ma dai, l'ha messa nel deposito, che figata. Allora, una è una Sentinel 9, è una pistola personalizzata con questa. Perciò posso posare questa. Proviamo ragazzi. Sposta. Allora, vengo così. Che casino. Prendiamoci questa poi. Via di porta, perfetto. Ora la sposto. Vediamo com'è sta Sentinel 9. 19 colpi. E poi cos'ho nel deposito? No. Ma non avevo anche un'altra cosa, no, niente. Era troppo bello per essere vero. Sono sicuro che avevo un'altra pistola, vabbè. SR. E la V. Oh mio Dio, c'ho anche la Skull Shaker. Fucile a canne mozza senza calcio. Bello, è anche più piccolino. Non posso smontare questo? Non è questo. Ma solo due colpi? Solo due colpi lo Skull Shaker? Fatemi vedere. Che hit che sei? Avete visto che roba? Hai contagiato anche me? Lo so, alla fine hai comprato anche tu il gioco. Amici miei. Ciao amici miei. Sì, ma è un po' basso il suo volume. What can I do you for? Quale sarà la migliore delle due armi? Sembrerebbe la... are in good hands, mate. I'll see you right. La Skull Shaker non è malaccio, se ci pensate. Però la capacità è un po' bassa. No, niente, per il momento tengo l'altro fucile, poi vediamo dopo. Al momento tengo il fucile normale. È un po' incasinata sta cosa del deposito. La rosmarino nella valigetta, certo che ce l'ha. Senti che buon profumo, senti che odore. La posiamo. Al momento la poso. E punto sul fucilone gigante. Che hit che sei, lo so, è una situazione un po' allucinante qua. Vabbè, comunque, lo Skull Shaker. Queste qui sono le armi che puoi comprare con i DLC, che ti dà con i DLC. Sono quest'arma qua, la Sentinel 9, e il fucile è questo qua, lo Skull Shaker, che purtroppo al momento non ha senso, perché non ho abbastanza spazi. Però occupa di meno di questo. Comunque, più avanti. A salvo, ovviamente, non ho salvato. Andiamo in una nuova zona, ma sarà pericolosa. Il rosmarino, ma guarda... sta valigetta è allucinante, che puoi customizzarla come vuoi, puoi acquistare dei ciondoli, che secondo me non ha senso, che ti metti a fare shopping, però si può fare, sappiate, si può fare. E se vedi anche dal menu extra, puoi cambiare il costume di Leon, i filtri grafici, secondo me, eroe, cos'è? Oh mio Dio, che brutto sto filtro grafico! Alcuni lo ameranno, ma... filtro malvagio. Ah, sono malvagio! Sì ragazzi, non voglio spaccarvi gli occhi a voi, non voglio spaccarvi a me, quindi no, tutti i grafici no. Cioè, andiamo avanti. Abbiamo messo questo, il blu esagonale. No, non c'è ancora lei, sono appena all'inizio. Ma sono appena all'inizio, poi, non sono appena all'inizio. Perché no? Ah, un secondo, bello! Gli enigmi sono nuovi almeno, Il lato positivo è che gli enigmi sono nuovi, non sappiamo nulla. Cioè, non è che ti ricordi le soluzioni. Dimmi quello che vuoi. Bella! Bella. Non la sapevo. Ma alla fine questi enigmi sono carini così, Ora apriamo la porta. Vediamo se la mappa si aggiorna. Mi dice che... io non ho ancora capito come funzionano queste cose. Tesoro dell'espansione. Tesoro espansione vuol dire che lo posso prendere? Perché di solito sono chiusi, Stealth. Guarda, se non c'è uno che sia Nemesis che fa cosa. No, non c'è. Qua non c'è Nemesis. Ciao Shane, il filtro rosso l'avevo nella mod di Left 4 Dead. L'ho messo tutto così. Bella come cosa. Oh cavolo, questo qua. Come stai, Shane? Grazie ancora per ieri, Shane. Io guarda, ti faccio vedere come sono messo. Non ho nulla per curarmi a parte queste cose. Però ho la carabina. Voglio andare alle spalle. Ma ha già visto!
Adlo a metà. Tempo di testare la carabina. Non ce l'ha bene. Cavolo, se sei brutto. Ha spaventato. Scusate, stupido io. Bella, funzionato. È ovvio, funziona, eh. Ok, andiamo. Prezzo valeva la pena prendere la carabina. Ma non ho equipaggiato la pistola. Non ho equipaggiato la pistola, che tira che sono. Ok. Se, questa qui è la nuova pistola che non ho ancora provato. Allora, siamo in una nuova stanza e qui c'è un tesoro che non ho ancora preso. Ah, gli sta il tesoro. Mi ha visto? Dalla musica si direbbe di sì. Eccola. Guermo, vai. Perfetto. Come dai? Cara amica, l'abbiamo colpita bene. Qui c'è un tesoro, ma non solo per... Mi dice che qui c'è un tesoro. Come ti piglio? Sarà mica questo il tesoro. No, questo è un buco. Questo è un buco. Ma come ci vado qui sopra? Non ci vado qui sopra. Mi dice che c'è un tesoro. Picchia la vecchia col crick. Beh, vecchissima, ma beh, è sempre valida. Alla fine, queste qui, se non le, non le becchi tutti, beccano loro. Fidati. Ho visto abbastanza game over oggi. Non l'ho capita sta cosa, onestamente. Non l'ho capita. Mi dice che c'è un tesoro qua e non lo vedo. Però quella carabina. Questo. Sì, ma pensa a te, Alessandrite. Peccato se ci parlavi di... Lei ti invitava del te. Ma queste qui non mi piacciono. Oh, Juve 0, Salernitana 5. Cavolo, facciamo la firma anche nella realtà, mi prego. Facciamo la firma anche nella realtà, cavolo. Lavorare anche nella realtà. E ora farò amichevole normale, sempre Juve Salernitana. Io ho fatto una partita con la Juve. E poi però ci ho fatto anche la partita contro, ci ho giocato il Napoli. I segreti come Resident Evil ci... Certo, certo, ci sono da prendere. Cioè, vediamo se posso tornare indietro. Lo faccio solo per Shane, faccio vedere solo a Shane. Ho paura che si sia chiuso dietro le spalle, quindi non so se riusciamo ad andare. Shane, la figata del 4, che nel 5 non c'è, è lui. Welcome. Welcome, è lui. Welcome. Famoso mercante che ti permette di potenziarti le armi, tu non lo fai più. Sì, beh, questo posso spendere per imparare il... Oh, grazie Mirko! Benvenuto tra i leoni! Grazie. Grazie mille per essere qua. Lo so, è lui che ti permette di fare le cose, ti dà anche delle sfide, e l'Alessandrite può essere incastonata, quindi la metterò sicuramente. Oh, grazie mille, grazie per il forno. Non vedo niente. Fai un buon viaggio. È simpatico il mercante. Ciao Mirko. Quindi l'hanno fatto bene. Grazie per il follow. Benvenuto fra i leoni. Benvenuto Mirko. Buonasera, grazie a te. Ho visto Resident Evil. Sono subito volato da te. Guarda, io sono emozionato perché io sono un giocatore classico di Resident Evil, il 4. Lo gioco nei tempi della Play 2. L'ho giocato su Wii. L'ho giocato. Ed è la prima volta che lo gioco qua. E non lo so come spiegare la sensazione. È bellissimo, ho stato solo 2 ore, ho fatto ieri. Oggi devo portare Retro Gaming, ma la TV che ce l'ha in fondo non funziona. E quindi ho detto rimedio con Resident Evil. E non mi spiace, tutto sommato, perché cavolo, Resident Evil è proprio bello, cioè è veramente curato bene. Questi qui invece sono tesori, io non so come prendere questi, che ti dice che... Forse devi aprire qualcosa. Ti dice che sono tesori, ma devi avere un qualcosa per aprirle. Si vede che magari la trovo dopo. Tanto ho fatto fuori la nonnetta. Passiamo qua sotto. Volevo fare più stealth, devo essere onesto con voi, volevo fare più stealth. Sensazioni figate, io che spendo tanto per un gioco, era vero, Cla, tu che spendi 30 euro per un gioco o non si vedeva... Boh. Ma neanche Monster Hunter avrei speso così tanto, Cla. Ma neanche Monster Hunter avrei speso 30 euro, insomma. Ma neanche Monster Hunter. Allora, ecco qua. Miscela di piante, abbiamo le solite piantine. Io sono un tossico della saga, guarda Mirko, ti troverai bene, io non sono bravissimo. Io devo dirti la verità, non sono uno... bravissimo a giocare nella saga di Resident Evil, però li gioco tutti da tanto tempo, da quando sono piccolo. Mi sono innamorato ai tempi di Resident Evil 2. No, c'è il tesoro, posso prendere. Ed è un amore che è rimasto. Però prima mi è arrivato il gioco di Resident Evil 4 e avevo Steelbook, che bella Steelbook. PS4, tanto guarda, non preoccuparti perché avrai l'update gratuito. Nel caso un giorno vuoi giocare la versione PS5, che fa l'uso per... Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia.
l'inno del Manchester. E dai, che sono caduto. Il negozio del 5 era povero, io giocavo con tutti gli esplosivi. Ma era bello improprio, io lo dico sempre, lo dico, io, Shane, aiutami a convincere Clark che prima o poi le pigliassi Resident Evil 5 in sconto. Un buon Clark, così, ma son pirla io, ma ce l'ho vista che c'è sta roba, basta che tiro una coltellata e non ci casco sopra. Guarda che roba. Ah, sono messo veramente male oggi, però veramente ti dà la sensazione di difficoltà al primo run che fai, che è una cosa molto bella, questa sensazione. Per adesso un po', ma guarda, io l'ho preso un anno in ritardo, dovevo prendere un anno prima, poi non ho potuto, e appena ho deciso di prenderla, guarda, faccio vedere una cosa, Jax è un mostro, spara i corvi, no, mi danno i rubini, mi ha dato delle pesette, no, e anche poche, no, l'altra volta mi ha dato un rubino, come sappiatelo, se è vero che... Cioè, sembra una cosa mostruosa sparare a questi, ma in realtà ti danno un sacco di premi. Mostruoso o non mostruoso. Se si gioca in coppia è divertentissimo. Abbiamo ancora in testa del boss che dice Global Saturn. Ma il boss, tu sai che quello di Resident Evil 5 è un personaggio che c'è dai tempi dell'1? Un breve raccontino su Albert Wesker. Il caro Albert Wesker nasce su Resident Evil 1. O Mirko, correggimi se sbaglio qualcosa. E il 3 remake potevano farlo meglio, l'abbiamo detto in tanti. E praticamente... è un personaggio di supporto che aiuta tanto Chris, dice sì, Chris lo salva un sacco di volte, poi Chris va al piano di sopra dopo che è stato salvato dal mitico Wesker e ovviamente Wesker libera gli Hunter così che possano fare del male al povero Chris. Super Quark, lo so, ma la cosa più strana che ho è Beethoven, ma non penso di avere altra musica. Sì. Vabbè. Dicevo, comunque, volevano fare delle cose a Chris. Certo, Wesker voleva vedere gli Hunter contro il loro migliore agente e vince Chris. Ma tanto Chris aveva le sue cose, lo ricatta, fai tutto. I comandi sono molto old school. Per me vanno sempre bene, perché io amando la saga non ho problemi. Però la capisco sta cosa, Shane è andata. Ciao Stefano, ti fanno anche i saluti. E poi praticamente, non fateci caso alle immagini IA generate qua sotto. Abbiamo delle cose strane, molto molto strane. Non quelle, claro, non quelle cose speciali che pensi te, altre più innovative. E praticamente Wesker poi torna nel Code Veronica, che è un bellissimo gioco, che appunto approfondisce gli eventi post Resident Evil 1, post Resident Evil 2 di Resident Evil, e poi Resident Evil 4 rivedremo Wesker, ma non in questa modalità, lo rivedremo, io parlo dell'originale, ma ci sarà anche qua sicuro, lo rivedremo con Ada più avanti, quindi insomma vedremo Wesker anche in questo, sembra anche davvero, perché alla fine poi il 5 doveva essere il gioco della conclusione di una rivalità eterna. Lo è stato, tutto sommato, lo è stato. Allora, questo qua mi sa che si può spostare, no, non si può spostare, ma di solito si possono spostare questi, siamo sicuri? Fa vedere, secondo me si può spostare. Vabbè, non serve spostarlo, ok. Casetta, cosa c'è qui dentro? Nota sulle bambole, Cla, come il tuo amico che ama giocare con le bambole, tu sai in che senso. Allora, ciao Ale, benvenuto, scusa se parliamo di bambole, ma ok. Gli aristocratici non contano più come una volta, non perdonare le loro azioni, distruggi i castellani meccanici, quelle bambole trovi... Oddio, ci sono i collezionabili anche qua. Eccolo. Ma è Salazar. Ma è Salazar in versione bambola meccanica. Sta cosa è bella, morte il castellano. Ciao Cla! No, che figata! Io non sapevo neanche che c'erano dei collezionabili. Infatti ci sono tutti i giochi. Ormai tutti i giochi moderni hanno fatto i collezionabili. Hanno fatto nel 2 remake, nel 3 remake non lo vanno a fare nel 4. Ciao Saxi. Dai che adesso parte, di pazienza un attimino che è in carica. Allora. Buongiorno mio imperatore. Volevano beccarmi qua. No. Ma, vabbè, non volevo sprecare un colpo di pistola, no. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Allora, come nell'originale, stessa soluzione. Ma non avevo qualcosa alle spalle di brutto, vero? Oh, muoio! Mi
Mister Evil mette più ansia, lo vedo più cazzuto. Il Nemesi fa casino. Nemesi è. Ah, facciamo casino. Ecco qua. Esagerazione. Ma ci sono già stato qua? Sì. Sì. Ritorniamo. Ma perché mi è spuntato Don. Si chiama Don Salvador. Molto segato, sì. Esatto. Ragazzi, sto facendo una cosa terribile, mi scuso, eh. Io amo gli animali in realtà e sapete che. Cioè, chissà, chi mi conosce sa che sono in ansia da. Sono in ansia da un giorno, da ieri, perché ho il gatto dal veterinario che deve subire un'operazione molto molto pesante e sono veramente in ansia, quindi assolutamente gli animali li amo, ma nei videogiochi se ti danno ricompense, so che è un videogioco, sono contento di un videogioco e non me ne frega nulla perché sono videogiochi. Cioè, non è che mi metto a dire no, nel videogioco non gli sparo. Ed è cattiva anche così, perché è bruttissimo, il poveraggio se faccia gli affari suoi. Quindi Clay, visto Clay che ti consigliano Resident Evil 5, consigliare Resident Evil 5 non è un male, se ti gioca in coop, giocatelo da solo sarebbe un'agonia. Ok, il castellano se n'è andato per sempre, vuol dire che una volta fatto fuori non ti torna più. Ciao Emma, sei arrivato in tempo, no, non sei arrivato poco dopo. Un saluto a tutti, l'edizione straordinaria di oggi. Oh mio Dio! Grazie Raffaele! Che sorpresa! 10 su 10! Ci abbiamo fatta! Abbiamo fatta! Grazie di cuore! E mi ha ucciso il tipo della motosega, il buon Don Salvador. Ok, facciamo così. Mi sento più sicuro. Ma secondo me l'hanno fatto apposta a mettere quello qua, perché guarda, io stavo sparando questo. No, prendendo questo. Ma io ho parlato come lo faccio fuori. Andiamo così. Sta tornando, ragazzi. Oh, è troppo forte. Ma ci sono modi per sconfiggerlo? Oh, finiti i colpi. Via, 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 da Don Salvador. Ok. E poi per me è sempre il solito Geruxian, perché Geruxian fece il cosplay. Mi parla? Don Salvador che parla. Buongiorno, mio imperatore. Oddio, posso fermarlo con L1, ok. Allora mi salvo. Non è morto neanche così. Ce n'è voluto, no? È Clio che gli parla. Ha fatto il cosplay di Don Salvador, di questo qua. L'aveva postato ieri nel gruppo. Aveva fatto il cosplay di Don Salvador, praticamente. Questo con la motosega. È fatto di amianto. I comandi almeno sono migliori del 5. Sì, sì, i comandi, ma alla fine i comandi del 5 non mi hanno distrutto. Mi ero abituato. Un po' rigido. È come se Chris avesse dentro di sé, non posso dire dove, un palo di legno conficcato che lo tiene a camminare tutto così. Chris del 5 tutto così, e Sheva è tutta così anche lei, cioè sono veramente due paletti di legno che camminano tutta la mappa e fanno. Sono veramente meccanizzati, non di Ada, no, Ada è sempre stata al top. A lui piace, ma va bene, non giudichiamo mai, assolutamente, possono fare quello che vogliono, va benissimo, se si diverte così. Ho saltato un altro tesoro. Tu sei il tesoro? No, non penso che sia un tesoro. Qui dietro. Non lo vedo il tesoro. Sembra un cappio, ma non lo vedo il tesoro. Allora, dice che è qua. O sono diventato borgno io che non vedo le cose, oppure sono veramente nascosti. Meno male che ho preso sta mappa, almeno quella. Ah, dentro la maglia. Ah, c'è uno zoom multiplo. Lo provi anche te, Jack? No, il paletto no. Però che cazzo ti tira lui, esatto. Max, ti lascio il look. Grazie di cuore, grazie ancora a Raffaele. Raffaele, sei sempre una leggenda. Grazie veramente, grazie del supporto che mi dai tutte le volte. È sempre un piacere vederti. Come sempre, come già detto, hai un sogno anche tu. Lavora per il tuo sogno.
Lavora per il tuo sogno. Il tuo sogno è quello di andare a Milano. Ed è un bellissimo sogno, secondo me. Se io faccio cadere questa, non succede nulla. Ma sarà mica questo il tesoro? Non mi piace questa roba qua. No. Se colpisco questa. Questo qui, il cornetto? Ma sarà mica... Sembra il cornetto di... Ma porco cane, ma quanti cornetti sto sprecando per questo tesoro? Mi insegna che qua. Qui. Mi insegna che qui. Non lo vedo! Qualcuno mi sa aiutare, non c'è di che. L'ho trovato perché Stefano merita. No, è vero, Stefano merita, è un bravo ragazzo. Stefano è una persona sempre gentile, guarda, è una persona estremamente educata. Ah, eccolo. Alla 20ª volta ce l'ho fatta, grazie. Possiamo andare avanti. Mi scuso per il tempo che vi ho fatto perdere. È che non potevo non prendere questi tesori. Sono veramente utili. Sono tanto utili. E in pratica, se tu hai un'arma... Collane di perle, questa è solo venduta. Ma poi l'alessandrite non l'avevo mai vista, fra l'altro. Mi è nuova come cosa. Ok, abbiamo questa. Mi ricordo che sto giocando non assistita, quindi ovvio che si muore un po' di volte perché non siamo a facile. Ma mi piace morire in sto gioco. No, non mi piace morire in sto gioco. Mi piace la sensazione che si ha nell'imparare punti difficili. Un forastero alle spalle. Guarda, questo è andato. Che bello, colpirli alle gambe e buttarli a terra. Questa è una cosa che ho sempre amato di sto gioco, che mi pare c'è anche nel 5, me lo confermi, a sinistra della maglia, grazie Coin. Anche nel 5 c'è sta cosa che se gli spari alla gamba non tornano più, vero? Mi sembra che ci sia anche lì. La cosa che cadono per terra. Nel 6 no, nel 6 ci sono rimasto malissimo perché nel 6 l'hanno tolta. Cioè nel 6 tu gli spari le gambe e niente, non cadono. Anche nel 3 remake. Oh, che bello. Altra trappola per noi. Bravo Jack, sempre, sempre sveglio io. Sempre, sempre sveglio. Devo andare qui dentro. Obiettivo intermedio. Ma prima di andare qua, controllo se c'è qualcosa. Sono già sistemate queste trappole. C'è un tesoro qua. Un tesoro qua. C'era la battuta del pozzo di Uncharted. La conoscete? La battuta del pozzo di Uncharted? Come si chiama? Uncharted 1. Well, well, well. Esatto. What? Because it's a well. Well, well, well. È carino perché è un pozzo. Well. È solo in inglese si capisce questa battuta. È un po' stupida. In italiano è intraducibile. Fa ridere per quello. Oh, ok, ci siamo. Ancora di qua. Non lo trovo! Io sto impazzendo ogni volta. Ah, ma che sarà dentro? Non è qua, essere dentro. Qui fuori. Tu, Coin, che c'hai una bella vista. Coin l'ha azzeccato prima dove era il tesoro. Ha visto tutto lui. Coin potrebbe fare il relic hunter nella vita reale. Potrebbe mettersi a recuperare reliquie e scoprire i segreti. Ah, non ce l'ho ancora. Vabbè, ho già capito che mi curo. Ho già capito che mi curo. Sono risicone, non mi piace sprecare. Bello Uncharted, che ricordi? Uncharted è una bella saga, l'hai giocato tutti e quattro, Shane. Ah, qua c'è un'altra trappola. No, non mi prendi oggi. Not today. Ah, ma guarda che c'è anche questo. Forse lo trovo, il tesoro. No. Non lo trovo da qua. Well, well, well. Ah, si passa da qui, ok. Ma magari davvero c'è la possibilità di entrare e prenderlo, tesoro. Non ho visto. Ok, se non lo vede Coin è grave perché ha visto migliore di me. Io tesoro li perdo sempre. No, è dentro questa fase. È qui dentro per forza. Adesso mi abbasso. No! Ahi sta! Non è stato un bel incontro, ma stava andando in bagno quello lì. Si è fatti gli affari loro. Ma oh mio Dio, ma quanti secoli non vedevo una cosa del genere? Sono quelle, i cessi di una volta, i primi due e il terzo a metà. Ah, ok. Sono i cessi di una volta. Praticamente ti sedevi qua,
e scorreva i bagni in Romania. Sì, 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 ma infatti io li avevo visti una volta al mare, sta cosa, al mare. Ma io avevo pensato, mio Dio, che roba pazzesca, in Liguria, perché la Liguria, come si sa, spesso in Liguria la gente la fa per strada, no? Tipico della Liguria, di queste cose per far arrabbiare il club. Mi dice, ma cosa stai dicendo, Jack? Ho già trovato un rubino, ok. Not too shabby. Sarà l'invidia tutto il vicinato. Belli, belli, chi sono questi qua? Infine, carne della mia carne, sangue del mio sangue, rendete grazie e risultate. Eh beh, certo, marito e moglie. Leon ha l'AIDS, sai, mi fa sempre, ma no, Leon le malattie se le prese con quel bacio da Ada del 2, che okay, ha baciato Ada, e Ada, si sa che gli disse sta famosa frase, Ada. Ma ciao bella gioia, come stai? Era innamorato di Ada, quindi assolutamente... Ah, che cavolo, sì, simboli, infatti mi ricorda molto anche Resident Evil Village, che c'erano un sacco di simboli strani. Old photos. Vecchie foto. Anche se avrei preferito che trovavo una di quelle riviste, vero? Oh, piccola chiave, queste qui sono quelle chiavi che servono per aprire... Perché il mirino telescopico? Carabine. Ma ce l'ho già. Ah, ma sono pirla io, ok. Perfetto, scusate. Il mirino tiene spazio dell'inventario, non è che tipo è regalato e boh. Cioè, non c'è niente nel forno. Allora, se sulle serie mi trasferisco a Milano, mi cambierei totalmente la mia vita, finirei per essere depressione. Ma io capisco che anch'io, ti dico che un anno che sono stato male è perché ero tornato dalla Liguria e sono tornato qua da me, non c'era più nulla da fare, io mi annoiavo a morte, cioè mi annoiavo, non c'era più niente da fare, in Liguria mi divertivo, tutte le sere ero fuori. Nel forno. Li hanno preparati croccanti per noi, là. Beh, non lo so, no, non c'è magna, non c'è più... Uovo di gallina, oh, grazie per la gallina, grazie, finalmente, un'altra gallina ha spronato l'uovo. E noi ci cureremo. E io parlo geoglifico, io, secondo voi? Parlo geoglifico? Ci metto tre porcelli, vanno bene tre porcelli, no? Non vanno bene tre porcelli. Ah, la soluzione sarà da qualche parte. La granata fa sempre comodo. Ne ho due. No, stavo scherzando, non so se dire le granate. Come pirla. Ok, andiamo al piano di sopra. Ma dai, un salvataggio qua, una pianta rossa. Ok. Buona la pianta rossa. Fatto. Vicino all'uovo di gallina. Granaten! Come si chiama Wolfenstein? Wolfenstein è bellissimo perché c'è i tedeschi. Diciamo, granate! E lo so. Illuminados 4 terzi, cioè lo schermo 4 terzi, sembra come la mia che c'è qua. La venerazione del padrone, le persone hanno offerto in dono i loro possedimenti più preziosi, dal vecchio contadino al grano più pregiato, dall'esile porcaro, un maiale più robusto, dalla povera mendicante, il suo amato bambino. Ha dato il bambino in offerta. Il padrone ha cercato questi doni con soddisfazione. Ma che bello, eh! Ma che bella religione tranquilla, tutta pacifica proprio. No, non posso aprire questa porta. Non posso aprire la porta. Ah, la puoi. Ma secondo me se siamo a fine capitolo non ha neanche senso salvare. Salvo lo stesso, perché no. Ma fra l'altro... Ah, adesso ho finito i proiettili del fucile. Me ne approfitto per togliere il fucile. Lo deposito. E pigliami lo skull shaker. Oh mio Dio, ho sbagliato. Vabbè. L'ho proprio messa male, che schifezza ho fatto qua, mamma mia. Io, sarà che sono un precisino, uno di quelli che rompono le balle per la precisione, e vedere una cosa messa tutta strana mi fa impazzire. Sta andando tutto male! Sta andando tutto male! Sì, hai ragione! No, hai ragione nel senso che veramente, se ci vai a mettere una granata vicino a un mobile chiuso, a rigor di logica, a rigor di logica te lo apre. Il problema è che è Resident Evil, non c'è rigor di logica. Se io ci spreco una granata qua, solo perché rimetterci un enigma? Oh, nego, ma che cazzo dici? Sta andando tutto male, lo so. Ma che cazzo ti sei fumato? Ce n'è tornato.
Tra l'altro io ce l'ho un sound di Richard Benson che suona. Richard Benson è un grande chitarrista, molti lo dimenticano, ma è un grande chitarrista. Vabbè, visto che sono pirla e voglio dare ascolto a Shane. Esatto, volete da. lo sapevo che la sprecavo. Intatto, è sacrosanto, è protetto dal sigillo. Vabbè. Bene, allora, adesso che facciamo? Vado avanti. Ignoriamo il segreto perché non ho trovato nessuna soluzione. A meno che quel documento che abbiamo trovato. Ma guardalo, il grano, il porca, il maiale e il bambino. Il grano, ma ce l'ho davanti la soluzione, ce l'avevo davanti ai miei occhi. Il grano. Il maiale. Il porcello. E il bambino. La soluzione ce l'avevo davanti agli occhi. Sfera di cristallo. Oh, la sfera di cristallo. Bellissima. No, sento un suono che non mi piace. No! No! La sfera di cristallo, occhio, occhio delle mie brame. Chi è il più Leone Kennedy del reame? Hanno dato. Lo hanno dato i maiali, può essere, può essere. Si sono mangiati il bambino? Non lo so, può essere. Ah, la sfera di cristallo. No, devo comporre. Origami. Origami killer. Mi serve l'origami killer di Heavy Rain. Io l'ho vista, scusate, io l'ho vista soluzione. Oh, ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. È lei. È lei. Perché non va? Come no? È giusta, è giusta. Ragazzi, è giusta. È impossibile che non sia giusta. La vedo io. Ragazzi, guardatela! È questa! Come no? Come no? Perché no? Oh! Oh! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! 30 anni! Sono invecchiato! Ce l'ho fatta! Sono felicissimo! Oh, mi sento più vecchio, ragazzi! Ok, cronaca del villaggio. Data 10 ottobre. Il clima ultimamente strano. Il grano appassisce. Le mucche dimagriscono. Date 8 dicembre, la gente mostra segni della fame, è vero, ci mancano le risorse per lavorare nei campi, ma bisogna obbedire incondizionatamente agli ordini di Lord Sadler. 30 gennaio, 30 persone sono morte di fame, 5 mucche verranno macellate. Esatto. 11 marzo, i patriarchi. Patriarcato! Il patriarcato! C'è il patriarcato, mi vado a protestare, adesso vado a protestare, chiamo... Giorgia? Mi senti? Qui c'è il patriarcato! In sto gioco c'è il patriarcato, non va bene! Basta questo patriarcato! Eliminiamolo, eliminiamo, via il patriarcato! Boh. Attenzione, boh, non c'è più il patriarcato! Boh, l'ha fatto eliminare, ok. Quelli che non posso pronunciare si riuniscono per sorteggiare gli altri 6 prescelti per Lord Sadler, lo so. Esatto, esatto, proprio quella. Data, non si può più dire il patriarcato, non si può più dire. Altri 4 oggi, altri 11 oggi. Data, 2 stranieri che si erano persi erano nel villaggio, li avevo portati all'altare per il rituale. Oggi non c'è bisogno di sorteggiare nessuno. Che bello, hanno preso gli stranieri, che fortuna. Quindi ammazziamo gli altri. Bello, mamma mia che fascino. Mamma mia. Adesso me lo metto nella mia collezione privata, questo è il fish, la mia collezione privata di Jack Leone Max. La foto di Lord Sadler da contemplare ogni momento della giornata. In realtà preferirei vedere Adam, comunque. Chiave con stem. Bene, non so. Ecco. Non ho preso tutto. Oh, il big cheese! La chiave che chiave? Esatto, esatto. Ma non c'è il QTE. Il cosangue c'è. No, c'ho gli occhiali, non vale. Devo togliere questi occhiali. Ti mena, lo so. Ada come lava, esatto. Togli sta roba perché non mi piace. Questa quota era recente, sì. Questa quota era recente. Però era sbagliata. È Undertaker, sì, più o meno.
Palumbo, Stamboli e Nunzio, no, Stamboli. Incredibile, Stamboli. E Stamboli, come lo chiamano gli americani. Stamboli. Nunzio, no, Nunzio è piccolino. Giovanni, beh. Abbiamo finito. Ah, Giovanni, però. Allora, fammi vedere, risultati capitolo. Un dono del sangue. Sta andando tutto male, sta andando tutto male. Ma perché la mia precisione fa così schifo? Perché mi sono messo a sparare alla ricerca dei tesori, ecco, perché The Bull Johnny Stamboli. Macchina da scrivere. E si salva. Che bello questo gioco. Abbiamo fatto due capitoli, per ora, siamo appena inizio. Personalizzazione. Non ce l'ho le personalizzazioni della valigetta. Non c'ho i ciondoli, non sono mica trendy, io, mica trendy. Non ce l'ho la roba trendy. Ok. Avanti. Allora, no, non è preciso. Io potevo farmi meglio. Il problema mio è che ho sbagliato la. Rooster Condor 1, I've got that intel you requested on Louis Serra. It seems he used to be a researcher for Umbrella. Umbrella? I should have left him in that bag to rot. I'm sending you the details. Take a look, but Baby Eagle is your priority. Copy that. Making my way to the church. Condor 1, out. Ma io sai che cos'è? Io andavo bene, ma poi ho sprecato colpi quando ho sparato i tesori, perché cercavo quel tesoro, ho iniziato a sparare 10 colpi a vuoto. E ho anche sparato alla trappola, quindi sono tutte cose che ti tolgono la precisione. Munizioni di pistola. Vediamo se è come nell'originale, che se guardi dalla finestra ti compare. No, non c'è la cena. Cos'è sta roba? Oh. Bellissimo. No, per due persone. Mi serve una persona. Durk, grazie Coin, grazie di cuore. Mamma mia, Coin che fra l'altro ha quasi finito. Ah, Lord Saddler, finalmente. Coin ha quasi finito Car Mechanic, che è un bellissimo gioco. Va bene, il traguardo è stato raggiunto, perciò toglierò questa scritta rompiscatole sullo schermo. Non è questa, vero? Non è questa qua. Qual è? Obiettivo Twitch. La toglierò dallo schermo. Avete una scritta in meno. Lo farei con Ashley. Oh, cosa faccio con Ashley? Ho capito. Dici qui sul letto, dici, no? Dici qui sopra? Ok, va bene. Mi preparo alla cena. Tanto voglio dire, una camera da letto. Leon è già pronto. Togliamogli solo scusatemi che veramente è tristissimo vedere gli occhiali da sole nei momenti seri di trama. Facciamolo un po' più serio. Ma adesso è normale. Basta! Ok, me ne vado qua. Big cheese. Cos'è questa roba? Ancora! Illuminato 4 terzi. Stone Cold 316 ha detto che ti ho preso a calci nel sedere. Ecco qua, Stone Cold 316. Vabbè, ho la chiave, quindi posso uscire. Non da qua. Abbiamo sprecato quella granata, come diceva Shane, mi ha detto una cosa che è intelligente in realtà. Vestita da Pluto e lui da Topolino. Ma vedi, Leon da Topolino ce lo vedo anche, onestamente, che può stare. La similitudine, no, ma neanche un po'. Ok. Non c'è il mio mercante preferito, no? Non c'è. Cancelli. Cane? Dov'è il cane? Oh mio Dio, sta malissimo, poverino. Ho trovato il cane, ragazzi. Ho trovato il cane! Non ci credo, esiste, è vivo! Oh, che bello, è vivo! Che bello che è vivo! Meno male! Quello che ho trovato all'inizio del gioco era morto, ma ha trollato il gioco. Sarà il fratello di quello là. Arriva il... Parli di cani e arriva il gattone grosso come un cane. Che bello, ragazzi, è vivo il cane, è vivo il cane. Chiave che chiave, esatto. È una quota perfetta. Nuova zona, siamo al capitolo 3. Intanto sto sempre guardando se sta TV si accende, ma sta TV non si accende, sta TV lei non vuole sapersi di accendersi. Su God of War, credo, Chain of Olympus e Kratos vi sia appiattata. Sì, ma ci sono diverse skin di Kratos allucinanti, veramente. Divertenti, eh. Ok. Come sono messo? Ho un uovo di gallina che mi salverà la vita. Sono sicuro che l'uovo di gallina mi salverà. Ho la mia erba. Ho la mia erba! Ho detto una cosa bruttissima. Ho la mia erba fusa, rossa, verde. Va meglio così. La mia erba. Oh.
Sapete, non vorrei che uscissero i serpenti come nell'originale. Sto attento, ci sono due serpenti anche qua. Ho notato una cosa, in sto gioco tutto ciò che un animale ti ammazza, cerca di ammazzarti, tranne i corvi, ovviamente. Che hai usato te Gentleman, io ho usato Kratos Gentleman perché uomo d'affari Kratos livellava più in fretta come punto di esperienza. Quindi sì, il businessman, Kratos businessman era assolutamente uomo d'affari proprio. Perché sto tornando al villaggio? È normale? Sì. Perché devo usare questa, sporta con stemma. Ah, si torna nel villaggio. Ah, si torna alla città dolente. Ah, si torna. Ok. No! Cioè, sono tornati nel villaggio. È finita la festa in chiesa. No, è tornata la gente nel villaggio. Molta cosa. Vabbè. Aprila. Abrela. Abras. Ok. Abras cadabras. È una bella cosa. Però. Ecco, posso usarla qua, il tesoro. Tesoro qua. Ecco qua. Sì, devi anche usare la chiave della chiesa per riprofanare i soldi delle offerte. Beh, certamente, anche farmi il bagno nell'acqua santa, sicuramente. L'acqua santiera. L'acqua santiera. È chiusa? Ma questa è quella che non potevo aprire prima, perché ci vuole la seconda persona. Ah, la trappola! Abracadabra! Apri il C dietro, ok, quello dietro, capito? No, 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 quello non lo apro. Ci vuole una seconda persona. Questo. Cassetto chiuso, vabbè. Lo chiudono così io posso aprirlo meglio, no? Visto che... abilità. Che c'è di bello qui dentro? Bussola? Figata, posso farci qualcosa la bussola? Fatemi vedere. No, non posso aggiungerci nulla. Bella però la bussola. Posso venderla. Mi faccio i soldi con la bussola. Mi faccio i soldi, divento ricco, mi faccio il cash. Scusami. Guardami, non era molto divertente. Poi. Qui c'è un tesoro che non sono riuscito a prendere. Ah, che cavolo è? E non lo prenderò mai più visto che hanno distrutto la torre. Oh voglia, ci sono i cani anche qua! Ma no, comunque, i cani di Resident Evil, no! Ci sono i cani di Resident Evil, come Resident Evil. Era bello, ma finiti voi. State scappando da me, ho paura. Bella. Bella la mia mira. Devo usare L1. L1 come te. Ma l'ho bevuta L1! Cani. Ah, sono preciso io. Oh, sono andati. Bestiaccia che denti, sì. Baghdad, più o meno. Esplosione del genere. Sembra veramente Baghdad. Io non posso recuperare quel tesoro qui. Usiamo l'uovo di gallina. L'uovo di gallina ci salverà la vita. E alla fine c'era anche nel 5. Shane, hai trovato la gallina d'oro nel 5? C'è la gallina d'oro, l'uovo d'oro nel 5? Grazie per la gallina, grazie! Ma da dove arriva sta qua? Ma pure io che sono spilorcio con... Ma qui c'è un qualcosa di esplosivo. Ma dov'è l'esplosivo qua? Questo qui. Non me lo fa prendere. Almeno non muoio, dai. Oddio, quasi. Non muoio. Spray medico, finalmente.
L'uovo marcio del 25 è un'arma legale, fortissimo l'uovo marcio, ti uccideva anche quelli forti, cavolo. L'uovo marcio è un'arma pazzesca. Top arma, veramente, top arma. Perché c'è un fucile qua? Non ce l'ho io. Ma io non l'ho trovato qua il fucile, l'ho comprato dal mercante. Forse lo potevo trovare qua. Lo potevo trovare qua e non spendevo soldi dal mercante. Bravo Jack, sempre, sempre sveglio io. Devo recuperare il tesoro. Pare che sia qua. Sta parte qui. Faccio tutto il giro attorno per recupero il tesoro. No? No. Non posso? Pare strano però. Ah, ma magari era al piano di sotto. Magari al piano di sotto. Non è detto. No, sono tornato nel villaggio, quindi no. Come non ho detto. Ma le finestre non si possono aprire? Sì, alcune sì. Alcune sì, altre no. Vedi, questa qua si entra dentro. Questa qui no però, perché ti butti giù e non c'è nulla. Per quel motivo lì. È come nell'originale, guarda. Come nel 4 originale, un po' più modernizzato. Volevo prendere quel tesoro lì. Mi dice che è il piano di sopra. Davanti a me. Ma secondo me è andato a farsi benedire perché è stata distrutta la torre. Quindi non credo di poter far molto. No, infatti. Infatti qua è tutto distrutto. Ah, devo provare a passare da qui, ho capito, perché si è rotta la strada. Va bene, va bene. Era obbligatorio questo passaggio. Ah, devo passare da qua. Ma non sono troppo convinto, perché volevo arrampicarmi qui sopra. Non c'è proprio il modo di arrampicarsi su. C'è sicuramente un tesoro qua da prendere. Ah, da qui, potrei farcela, ragazzi. C'è una finestra da rompere lì. Potrei farcela, onestamente, prendere quel tesoro. C'è una possibilità che ce la posso fare. E qui? Si torna di qua. Ma io non devo andare per questa parte. Ho completamente sbagliato tutto. Si sfondano. Lo so che si possono sfondare alcune finestre. Alcune sì, altre no, Alex. Non decido io quali posso sfondare. Forse per me le sfondare tutte. Andrei a capofitto. Ma non posso. C'è un qualcosa. Oh, che spavento! Grande Stefano, mi hai spaventato. Stefano, hai visto le emote? Anche tu, Alex. Anche avete tutte e due le mega emote. Vi hanno regalato le... Mi hanno regalato le sub, quindi avete un sacco di jack nel cesso. Jack buttati nel cesso. Potete finalmente usarlo. Ok. Tesoro, rubino. Ok. Sub ninja sta nell'altra piattaforma, sta sui tipi, là. Ma io sono abbastanza compulsivo, se vedo che c'è un tesoro, e ora che so che c'è il tesoro, lo voglio il tesoro. E secondo me si può andare. No, perché questi qui ho capito, questa è quella che ti si buttano. Questa è la finestra della scala, che i nemici ti arrivano con la scala, quindi si devono usarla loro, non noi. Quella scala lì la usano loro. Secondo me ormai è andata a farsi benedire quel tesoro. Vabbè, ragazzi, non posso più prenderlo, a meno che non posso arrampicarmi da loro a qualche altra parte. C'è una musica brutta, ragazzi. La musica non mi piace per niente. No, la musica è bella, ma la tensione è brutta. Lui è debole nel 5. Vabbè, ho capito, ma Chris è esagerato. Chris è veramente esagerato. No, Leo non ha mai preso a cazzotti un masso di pietra, confermo. È una scena trash del 5, quella lì che lui prende a pugni il masso e lo sposta. Non è ancora scritto, sto sistemando Steam Elements. Ma è una rogna. Ok, e OBS. Ma sai che a me, ad esempio, Streamlabs l'altro giorno mi si rimpiccioliva e mi faceva tutta la schermata grigia. Non ho fatto screen che non avevo tempo, ma è una roba fastidiosa, infatti, una roba molto fastidiosa. Sto continuando a cercare di far partire la TV, intanto mi vedete che faccio così, per cercare di accendere quella TV, o poi magari si sveglia. Da stamattina alle 5 che non si accende. Mi sono alzato alle 5, cercando di accendere, tutto spento. Solite cose. Qui c'è qualcosa da prendere, secondo me. Coltello da cucina, grazie. Coltelli da cucina sono utili perché... Non riesco a equipaggiarlo, vedete? L'altro è mezzo rotto. Durano poco, va bene. Mi proteggono per un po'. Va bene, non mi posso lamentare. Andiamo avanti, dai. Un forastero!
Sì, merci. C'è proprio da dire merci. Ok. Dobbiamo andare dove c'è la chiesa, qua. Eh no, si passa da un'altra strada. Allora ho sbagliato strada io. Ok. Vabbè, tanto non me ne approfitto perché ho preso alcune cose utili. Quindi, bene, ben bene così. La giusta la strada. Ma prima di andare qua... Oh! Ah, gli sta, presa! Kill stealth, si fa per dire. Kill e stealth quanto io che cerco di fare stealth. Pazzesco. Qua è un altro tesoro, qua. Collana barocca. Questa collana, ragazzi, la posso potenziare. Io vado, ciao, ciao Alex, dai che ci sentiamo ancora prima della tua grande festa. Dai, ci sentiamo ancora. Grazie per essere passato, come si può dire. Potrei anche creare munizioni per la carabina. Ma devo creare per il fucile, che non ho più. Ah, sono diverse. No, mitragliatrice non ce l'ho, quindi lasciamo perdere. Facciamo vedere. Incastonarci delle gemme. Figo. Se io ci metto le gemme, devono essere due di queste e due di queste. Però. Ok. Molto, molto, molto bella. Bonus, che sono colori diversi. Ci metto una di queste. È una di queste. Bello, bonus colori 1x6, vale 46.000. Fighissimo, ragazzi. Mamma mia, bella sta... Bella, non posso più filare, vero? Sono finite. Ho una collana completa. Questa è far bene. La battuta del picchiere vecchio, quel che veniva prima, King, è stato Roger Rabbit, che cantava Mazza... Sì, ma è famosissima, infatti. È famosissima, da fan dei cinema. Conoscevo, c'era anche la musichetta. Va bene, ho finito tutto qua. No? Allora, io devo andare sicuramente in quella chiesa, perché quella chiesa lì... Ma prima guardo su sotto se c'è qualche segreto. Mi sono buttato giù così. Ma che bella idea. Non so cosa serve sto passaggio, ma secondo me può essere qualcosa di utile. Tanto all'inizio non credo di trovarmi qui dentro. Boh, voglio vedere, magari mi fa uscire e prende quel tesoro che non ho preso. Io ci provo perché non ho nessuna guida davanti, faccio tutto di testa mia. Cos'è? Ho già perso l'orientamento. C'è un topo, ma il topo non riesco a prenderlo. Guarda il topino. Topino, vieni qua. Topini ti droppano roba. Peccato. Mi ha dato niente. Ho ammazzato un topo per nulla, povero topo. Ah, non ho proprio... No, niente, sono tornato qua, vero? Ho sbagliato strada. Che bravo che sono, visto? Io l'ho detto, io ho il serio problema del senso di orientamento da... Da me non esiste, cioè io non ho proprio il minimo senso di orientamento, proprio zero, guarda. Ogni volta mi perdo nei luoghi. E proprio non so riconoscere le direzioni, una cosa e l'altra, quindi ogni volta mi sbaglio. Bene, sono qua, e quindi? E quindi è inutile. C'è nulla qua. Non c'è nulla. Sono tornato indietro per niente. Questo tesoro, se non lo segna così, vuol dire che non si può più prendere. C'era la torre lì. Ah, che bravo. Far fuori tre topi. Già fatta. Era prima. Già fatta, là. Quella missione lì è stata facile. Oh, niente. Allora torno lì. Ammetto che mi scoccia, perché era più bello se potevo fare qualcosa ancora e prendermi quel tesoro. C'è un tesoro che non ho preso, non potrò completare il gioco al 100%, quindi. Questo è Final Fantasy, domani lo voglio completare al 100%, voglio andare avanti col 100%. Quindi prendere tutto, collezionare tutto. Assolutamente sì. Topino. Ma non è questa l'area dove bisogna ammazzare i topi. Vediamo, quando incontro il mercante, vediamo le sfide che mi dà. Ok, siamo arrivati. Peccato solo per quella cosa stupida. Siamo dentro la chiesa, c'è un bel quadro di Lord Sadler. Che è? Oh, il serpente! Mi droppa l'uovo? Vipera. What? Ho una vipera! Commestibile? Commestibile la vipera? Stai scherzando? Ho mangiato una vipera! Non ci credo!
Ho mangiato una vipera in Resident Evil 4. Ho mangiato una vipera, cioè, che schifo. Non pensavo che Leon fosse come Snake, che si mettesse a mangiare anche lui tutte le cose. Ok, siamo arrivati. Bella stanza, però, bella stanza. Devo andare di qua, io pensavo fosse importante questa stanza. Eccolo. Bello Lord Sadler, bello Lord Sadler. Tu Clava un po' arrivi a casa? Comunque mi trovi poi dopo cena, mi trovi Clava. Facciamo le partitone assurde, ci facciamo. Eh sì, lo sapevo che lui, infatti immaginavo che dovevi andare. Grazie della compagnia, Cla. Faccio un altro shoutoutino che non so se l'ho fatto prima, probabilmente sì. Facciamo un altro per il tuo canale. Comunque, grande Shane, quelli sono bei film. Mi scuso, oggi se devo guardare di qua, perché oggetto ho la TV che non parte. Altrimenti guardavo qua sotto. Illuminados 49, vediamo se c'è un altro enigma. Dormi bene e prospera, bambino caro. Mentre il tuo corpo cresce, le tue mani cuciranno nuovi indumenti apposta per te. Con 7 quintali di grano e mezzo bovino al giorno, sei già più grosso della tua culla. Prospera, bambino caro, per il bene con i fratelli e sorelle che non possono farlo. Sì, qualcuno muore. Bello! Mamma mia, ma cos'è? Un gigante? Oddio, è un gigante, ora che ci pensi. Ciao, Coin! Stavo pensando, ma questo è un teschio di gigante? Poi ci ho pensato, è un gigante! Questa è la grande fregatura di tutto ciò, Coin, non Cla. Va bene, per le 20 ci sono, perfetto, però l'ho giudicato allora. Tanto posso aprire Twitch anche mentre sono a giocare in privato, non ci costa nulla. Carichiamo questo fucile. Questo qui è il fucile nuovo che ho io. Che non è male, che non è male. Mamma mia, che bella sta stanza. Che spettacolo. Inquietantissimo, un teschio di gigante. Uno che non ha mai giocato a Resident Evil direbbe, mamma mia, ma cosa può essere sta cosa? No, lo capisco benissimo. Chi ci ha giocato capirà che cos'è. Capirà che cos'è questo teschio gigante che mi ha trovato. Dritta del mercante, scelta previdente. Stanco di stare sempre senza munizioni? Allora io quello che fa per te è lancia frecce, la vera rivoluzione, amico. Anche dopo averle scoccate, puoi recuperare e riusare le tue frecce all'infinito. Ricordati di comprare il progetto frecce per trasmontare le tue frecce in quei coltelli extra. No, mi servono i coltelli! Le munizioni non saranno mai più un problema. E non è tutto. Puoi dotare le frecce di mine adesive, esplosivi di prossimità, proveniente dalla tua arma, un lanciamine. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba allucinante che ho letto? Spara un nemico per causare un'esplosione immediata o una superficie per piazzare una mina in prossimità. Perderai la freccia, ma ne sarà valsa la pena. Non voglio... Non ho spazio. Non ho spazio in inventario per queste cose. Tutte belle idee, per carità, però. Got some new wares, stranger. Oh! For a treat. Grande il mercato. E poi posso salvare. Guardate quanto ci guadagno io qua. 46.000, sono ricco, ragazzi. Sempre li spendo. Busso lì. Thank you. A deal well struck. Ok. Cominciamo a riparare il povero... coltello. Capacità mi serve. No, questa qua. Mi servirebbe aumentare la capacità del povero Skull Shaker. Dopo l'immensa piovra del 5, lo vedo bene. Guarda, i boss di Resident Evil sono sempre un bel vedere. Ti sei perso. Me che giocavo l'1. Porco cane, sia l'1 che il remake. Sono veramente strani. Potenza. No, potenza è pazzesca. Carica due colpi alla volta. Sì, mi piace. See how that feels, mate. Fellow like yourself should notice the difference right away. È già buona la capacità. Mettiamo. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands. Devo prima comprare roba. La TMP, la mitragliatrice. Questa devo per forza prendere. Granata stordente. That cash in your pocket all your life. Easy. We've been saving that one. Right, offerta speciale del lanciafrecce, ragazzi, lo piglierò perché costa solo 8.000. Not only will you need cash, but you need guts to buy. È vera sta cosa della piove del ciclo. Posso potenziare la... No. Oh, my back is killing. È invecchiato. Years haven't been kind to us. Sta frase è riferita ai giocatori, ragazzi. Siamo invecchiati tutti dall'originale. Lack of skill, friend. Oh, you cut through the crowd with
that right. Vabbè, ci puoi scommettere. Spray medico. Tuo figlio mi serve. Right? Potenzio nulla. What can I do you for? What can I do you for? Adesso siamo veramente strapieni, ragazzi. Mamma mia, quanta roba. Mi manca già lo spazio. Mi manca già lo spazio. Oddio, stiamo già finendo gli spazi. Che poi sembra messo bene, ma voglio vedere dopo. Risorse. Posso fare una granata stordente, quindi? Sì. Abbiamo una stordente che la posso equipaggiare? No, prego. Equipaggiare come questa. Ok, perfetto. Granata stordente come seconda, poi. Abbiamo il TMP mitragliatrice, TNT, in Dynamite, altro che mal di schiena, vista quanta roba si porta dietro, è normale, sì sì, infatti, hai ragione. Scelta rapida, no, la mitragliatrice potrei metterla come seconda della pistola, ci sta alla fine. Quindi se io faccio così, posso cambiare arma, buono però. Welcome. No, mi fa vedere cosa c'è dentro, ecco qua, tira fuori tutto. Anche roba che non dovrebbe. Allora, vediamo un po' poi, altra roba che c'è. Lancia frecce, lo infilerò anche questo da qualche parte, magari lo mettiamo come al posto della carabina. Ho solo tre frecce. Altre richieste del mercante? Cacciatore di vipere, un mio caro amico è matto. No! Come vendi tre vipere? Ne ho mangiata una! Un forastero! Ne ho appena mangiata una! Non dovevo mangiarla! Vendi le vipere, mi dà... Take a look around! Ok, siamo messi abbastanza bene come queste. No, ma qui non posso lamentarmi, però... È che abbiamo... Iniziamo a essere strapieni, belli pieni di roba. E poi devo anche posare qualcosa, penso, ma adesso no. No, ci dissociamo dal consumo di rettili. E io l'ho mangiata. Lancia frecce, è una roba nuova. La faccio vedere in azione, tanto poi stacco. Già, non è che stacco, non stacco in realtà, no. Beh, prima però. C'è un tesoro? Poi, non serve a nulla. Vi ho fatto da vedere come funziona. Non farmi checkpoint. Voglio solo vedere come funziona. Adesso vedere come funziona, non c'è un nemico? No, ma va per il checkpoint! A church, I made it. Vediamo se poi recupero la freccia. Recupero la freccia, visto? È come Daryl di Walking Dead. Lanci la freccia e recuperi la freccia, fantastico però. Mercenari, ragazzi, una mercenari si fa sempre. Mercenari oggi, facciamo una bella mercenari. Voglio vedere se riesco a far meglio con il punteggio. Perché magari non guasta mai. Se io faccio un grado S con Leon, con S sblocca Louise. Due personaggi non so come si sblocca. E con Ada va a superiore. Potrei anche provare Ada, ragazzi. Perché provare Ada, tanto non penso sia spoiler. È sempre un. Ok, ha i dardi esplosivi lei, quindi ha la balena. Oh mio Dio, che armi complicate che ha lei. Ma sta musica stile Cowboy Bebop? Ah, yes, sta! Oh! Ah, ci sono le pompe. Le colpo in testa. Oh no, la nonnetta, stavo facendo il ferri. È diverso con Ada, è diverso con Ada. Però quella è questa. Porco cane. Dai. Cavolari, porco. Ho finito i colpi? Sì, tranquilli. Come va, ragazzi? Inserisco il megafono. Sempre senza audio, infatti. Inserisco il megafono. A questo punto non puoi parlare con una persona che non parla, che non ti ascolta. Tutto questo tempo.
mette difficile. Che cogno! I salti di Ada. Non è normale questa cosa. Bella mia. Ho finito i colpi, no. Ne va a sapere. Mamma mia, ha già 36.000 punti la signorina Ada. Abbiamo arma, vediamo come funziona questo. Boia! Potente. Ma è potentissimo, ragazzi. Oh mio Dio, sei forte. Mamma mia. Ada è veramente il top assoluto, eh. Oh, chi è che mi ha preso? Porco cane, dai, che non vuoi fare una cosa. Oh boia, sto morendo. Scusatemi, eh. Non è messa benissimo come munizioni, però posso usare lo spray. Vediamo un po', ragazzi. Se la cava, come se la cava? No! Lo so salvato per miracolo. Cercate di questo. Un infilo nel sedere. Ecco. Oh! Oh boia! Oh mio Dio, questo è forte! Allora, ce la fai a caricare. Oh! Finalmente, ho la pistola. Oh, me l'ho fatto fuori, ragazzi, è morto in tipo strano. Colpi! Ragazzi, 70.000 punti, 70.000, dai! 89.000! Che figata è? Che figata è? Che figata è? Dove sono i nemici? Datemi più nemici, più nemici! Ho finito i colpi! Ok, ce l'ho fatta, 37! Ora combo, la combo, no! Sono incastrato, sono il cretino! Oh, mio Dio! Dai! Ok. Combottiva, combottiva. 90.000. Forse arrivo a fare il fuoco là stavolta. Già posso fare. Hanno preso fuoco tutti, che figo! Datevi fuoco, come diceva Pino Storm. Ce la facciamo, ragazzi. Aiuto. Bella. 40. Non sono morti neanche così. Guarda che c'è altro tempo qua. C'è altro tempo. Posso prendere altro tempo. Finiti i colpi. Oh, Don Salvador. Oh boia, Don Salvador è cattivo. Penso che ha fatto un bellissimo punteggio, eh. Ho fatto fuori Don Salvador, no? Sì? È morto? Ho ucciso Don Salvador! Oh mio Dio! Fatemi riprendere un'altra erba. Sto andando benissimo, ragazzi. Avevo visto qualcosa qui dentro. Ah! Ma chi è questo? Oh, sono tutti esplosi, bellissimi. Forza, forza. Morire adesso. No! La nonnetta, ragazzi. Fighissimo. Ragazzi, sto facendo un punteggio pazzesco. Cosa ne pensate? No! È fregato sto qua. Perfetto. Sono ancora vivo, eh. Cos'è sta roba? Una granata potente. Voglio equipaggiarla. Vedere come funziona bene. Per uno così non ne vale la pena, se no. Santemi. Ancora sono senza armi.
Questa è una grande arma. Vediamo se posso prendermi delle cose curative qua. Cosa ne pensate, ragazzi? L'ho fatta bene, vero, stavolta? Cosa ne pensi, Ema? Via, via, via. Cosa? Com'è andata secondo voi? S! Ragazzi, S! Ragazzi. Abbiamo sbloccato Wesker, è stato aggiunto i personaggi. Mamma mia, grado S. Grazie. Ok, che bello, ragazzi. Porco cane. Questa è una bella valutazione. Sono contento, devo dire. Sono contento, finalmente. E sei contento? Certo che sì. Grazie, Coin e Shane, hai visto? Abbiamo sbloccato il tuo amico Wesker. Lo proverò. Guarda, se faccio solo il villaggio per non spoilerarmi le prossime zone e il design dei nemici. Non voglio spoilerare. Albertone Wesker, che figo. Può attaccare a mani nude con L1. No, veramente. Ah, ecco perché ha pochi proiettili. È un uomo che c'ha i pugni nelle mani, incredibile. Come Gino! C'ha i pugni nelle mani. Grazie, Coin. Che bello, però. Scusate se è troppo forte Wesker per usare armi. Che schifo usare armi. Veramente? Veramente fa ste cose, Wesker? Praticamente è Mr. Perry. Oh, ho sbagliato te. Tacca. Ecco qua. Non osa affrontare Albert West. Non ha il coraggio di affrontare West. Non farò un gran punteggio con lui, però. No. Perché non ha funzionato? Mamma mia! Cosa ho appena visto? È Mr. Perry, ragazzi, per uno che viene da Dark Souls. Usare lui è praticamente lo vedi. No, vabbè, ragazzi, se siete abituati a giochi tipo Dark Souls. Combo. Cosa sta facendo? Ma mi fa esplodere! Kenshiro! Oh mio Dio! Cosa diavolo sto vedendo? Un Resident Evil. È la cosa più bella che ho mai visto in un Resident Evil, sappiamo. Ma sono senza parole. Nel suo film ha fatto bene. No, Wesker nei film è patetico. Specialmente l'ultimo Wesker con Raccoon City è patetico. Mamma mia, che cattiveria. I pugnali per cortesia. I pugnali, sono qui. Ha funzionato. Ah, brutta vecchiaccia. Ok. Piace nel senso non che è vecchia, perché è cattiva, non perché è vecchia, è chiaro. Si può mica dire. Dai. Ha preso. Ok, abbiamo strategia. Stordete? Ma la stordete lo fa. Forse si dà. Qualcosino fa. Mi segna c'è l'allerta che c'è un nemico forte. Solo per... Poi lui. Mi sa che questo non posso evitargli adesso. Aia! Non posso prendere pugni. Sì, posso anche a lui!
Oh mio Dio, ho appena assorbito. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo, sto battendo anche lui. Dai, colpiscimi, no. Pazzesco, ragazzi. Vabbè, avete visto Wesker che picchia la gente? You are shock! Mamma mia, fortissimo! Kaioken, esatto, esatto! Cioè, ma te l'aspettavi sta roba da Wesker? Adesso mi viene voglia di giocare a mercenari di Resident Evil 5, che però queste cose non le fanno i mercenari di Resident Evil 5. Magari. Ah, io la finiamo con questa lecce vera, per caso. Ah, beh, il mio problema è che non ho... Non verde. Il grande problema di questo è questo. Ah, va giù. Non avendo verde non si salva. Colpisca. Faccio questo. Ciao. Buonanotte al secchio, come si dice. Vabbè. C'è 178 colpi di pistola. Salto letale, vai. Super poteri. Okay. È bellissimo, eh. Dai, deve essere rotto, cioè. Sì, hanno un po' esagerato. Comunque. Riesco a fare anche con lui. Ma guarda quando è un maestro di arti marziali. Sì, lo è. 5. Mamma mia. Ho colpito Don Salvador, ragazzi. L'unico uomo che ferma. L'unico uomo che ferma a mano nuda Don Salvador. Mi hanno colpito, peccato, mi hanno ucciso, ma... Che figo. Missione fallita, come fallita? Valutazione A, vabbè. Mi dite poco. Sì, va bene, va bene. Grazie per il look, tanto andiamo in chiusura adesso.